Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e devo dire questa persona che comunque avete visto nella copertina e sottotitolo è senza, ripeto, senza vergogna. Senza vergogna. Io penso che ormai avesse esaurito il suo modo di avercela contro la Juventus. Niente, ragazzi, continua ad attaccare la Juventus per quello successo l'anno scorso. Niente, ragazzi, senza vergogna, perché qua c'è un titolo che dice: caso plusvalenze che non sono tutti insieme, vediamo tutti insieme, non sono reato, ok? Gravina dice: normale che la Juventus sia stata condannata e poi abbia patteggiato. È stato richiesto il patteggiamento da parte di chi ne è? Mette dirle le cose come stanno, ok? Parlasi chiaro. Poi c'è qua l'altro articolo, dice: con la Juve giustizia sportiva incisiva, rapida e obiettiva. Gravina si elogia. Attacco totale del numero 1 della FIGC ad Abodi e al governo. Perché oltre a parlare del male della Juventus, parla anche attaccando tutti gli altri, perché lui si crede il dio in terra del calcio. Abolizione vincolo, un disastro. La Covisoc straordinaria sostituita da un'agenzia che viola i principi. Parla lui, che fa parte della UEFA, dove è stata condannata per avere abuso di posizione dominante. Quindi è ora che è meglio che stai zitto. Poi la difesa dell'istituzione giudiziaria sportiva. Allora, qua dice: a proposito della creazione dell'agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche volute dal governo, Gravina attacca. Questa commissione dovrebbe entrare in vigore nella prossima stagione 25-26, pertanto non riusciamo a capire dove siano i requisiti di urgenza. Sperate ragazzi, che questa è la parte più bella, attenzione. Norma che viola i principi dell'economia di mercato con una disparità di trattamento rispetto ad altri settori del nostro paese. Ragazzi, ma sentite queste parole qua, ragazzi, sembra la Corte di Giustizia Europea che parla dell'oro, della UEFA, della FIFA, parla lui così. Ci è arrivata una mail molto severa da UEFA e FIFA, porca miseria, nella quale ci hanno invitato a fare pressione sul governo. Ancora vuole mettere posizione dominante, abuso di posizione dominante sul governo italiano, sul governo, affinché si faccia un passo indietro su questo provvedimento considerato in violazione dell'autonomia dello sport. Ma io dico, cioè, non la faccio come. Meglio non dire niente, parolacce, ragazzi. Ma ce ne rendiamo conto? UEFA e FIFA e Gravina parlano come se fossero loro dalla parte della ragione, ok? E sembra di sentire la Corte di Giustizia Europea su di loro. Quindi, vedo, UEFA e FIFA fanno pressione affinché il governo faccia un passo indietro. Voi decidete sul governo italiano. Ragazzi, ma questa è veramente una cosa. Ma mamma mia, ragazzi! Sul nuovo disegno di legge presente FIGC è un fiume in piena. La Covisoc è uno strumento che noi riteniamo dal 1987 funzioni perfettamente, con risultati straordinari. Ovvio, certo, è pro Inter, quindi tu sei interista, quindi a te va bene. La Covisoc ha un compito di verificare che le società abbiano i requisiti economico-finanziari per l'iscrizione ai campionati. E l'Inter dov'è? Parametri approvati dalla FIGC e dal CONI. Deve verificare che le società abbiano i requisiti perché ci sia la certezza di arrivare alla fine del campionato per non recare danni alla competizione. Però la Juventus in corso d'opera è stata recata di un danno senza senso. Ok, poi qua, ragazzi, la parte più bella, che attacca la Juventus rispondendo alla domanda sulle licenze plusvalenze che ha portato alla condanna della Juventus nella scorsa stagione, ha aggiunto: la Juventus è stata condannata per una fattispecie e ha patteggiato per un'altra. Ed è stata fatta patteggiare, vuoi parlare bene, come previsto anche dalla giustizia ordinaria. Patteggiamento è previsto anche nel codice di giustizia sportiva. Per la prima fattispecie è stata condannata a 15 punti di penalizzazione. Poi il collegio ha chiesto una rivisitazione.
Per la seconda ha chiesto un patteggiamento. Ah, quindi non è che la Juve ha fatto il patteggiamento, è stato chiesto un patteggiamento. Ah, è un fatto normale. Poi prosegue che la giustizia abbia avuto un effetto più incisivo di quello ordinario, lo dimostra il fatto che ci sono indagini ancora in via di esplicazione da parte della magistratura ordinaria, mentre la giustizia sportiva ha già esaurito il suo percorso, metto io tra parentesi, solo con la Juventus. Lui dice: noi siamo incisivi, rapidi e ritengo obiettivi nell'applicazione delle nostre regole. Ma io dico una cosa. Allora, ragazzi, forse un video così a me non avete mai visto. Un po' così nervoso perché, ragazzi, veramente sta dicendo delle corbellerie questa persona. Che dico senza vergogna, non si vergogna di niente. Dopo che lui era quello che voleva mettere la penalizzazione, esclusione dalla Serie A per le squadre che avrebbero partecipato alla Superlega. L'ha messo nel regolamento. Poi lui, questo regolamento l'ha sospeso 2 giorni prima. Ha sospeso che comunque le squadre possono giocare, ovviamente, chi è iscritto alla Superlega. L'ha sospeso 2 giorni prima che poi è uscita la notizia della Corte di Giustizia Europea che li ha condannati. UEFA e FIFA, lui è vicepresidente dell'UEFA, ok? Quindi ha condannato anche lui per questo loro abuso di posizione dominante e non possono, stati condannati a non condannare, ok? Le squadre che vorrebbero partecipare alla Superlega, ok? Poi lui viene qua elogiarsi, ricordo sempre che chi si loda si imbroda, è già mezzo protetto, Gravina, viene a dire che l'evento è stata giustamente condannata, giustamente, che poi ha patteggiato, poi dopo, ovviamente, non è riuscito a dire la falsità, hanno chiesto un patteggiamento, è stato chiesto un patteggiamento poi alla Juventus, ok, quindi è quello che dicevo io da un anno, ma la gente dice no, no, la Juventus ha patteggiato perché la Juventus non ha patteggiato, è stato chiesto di patteggiare. Perché così la Juventus non avrebbe fatto ricorso sui punti di penalizzazione. Ma siccome si sa che Elkan e Gravina sono così, Elkan e Gravina sono così, a lui ha fatto un grandissimo piacere avere Elkan alla Juventus e non più Agnelli. Ma quasi prima o poi ritornerà. Vito, oltre lui si loda, deve essere condannato alla Juventus. Attacca Abodi, il governo, perché è stata sostituita la Covisoc, ok? Dove c'erano tutti i suoi amici interisti, ok? Così non si può più salvare l'Inter per questo qui. E attacca e dice che la UEFA e FIFA hanno fatto pressione affinché il governo italiano faccia un passo indietro. UEFA e FIFA l'hanno chieste. E quindi non hanno capito niente di quello che ha detto la Corte di Giustizia Europea che li ha condannati per loro a posizione di abuso dominante. Quindi monopolio, basta, niente, non gli entra in testa, ragazzi, non gli entra in testa questa roba qua. Oppure forse hanno paura di non avere più il potere sotto mano e quindi si iniziano a farsela addosso. Ragazzi, questa roba qui non l'ho. Ragazzi, è un articolo. Un video che non avrei voluto fare perché non pensavo c'era più. E invece no. Continuano, continuano e continuano. Senza vergogna. Ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, mettete tanti like, condividete, commentate, iscrivetevi, fate iscrivere. Qui sotto, ragazzi, trovate lo sticker super. Grazie per le donazioni al canale. Fino alla fine, forza Juventus e ci vediamo un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.